infatti ci cantiamo la colonna sonora mentre... Allora, c'è questa scena in cui lui mi fa vedere sul piano, sul computer, in realtà... Questo serve per accettare la chiamata. Questo qui per mettere in pausa. Sempre sognato questa cosa. Che vuoi? Sono qui. Qui. Suonava la campana. Balla Mary, balla! E suonava le campane. Anche se fosse? Anche se fosse, quella cima l'ho cucinata io e ora il mio titolare vuole licenziarmi. Anche se fosse. Puttana la miseria. Cancelli quel commento, perché io faccio questo mestiere da un sacco, da un sacco, da un sacco, da un sacco. Ogni quarto d'ora su. Parla, parla. Comunque come c'è? Come l'ho detto, rifacciamo. Ti andrebbe. Cosa? Sì. Ah, ok. Che sei risalita? Che devo mangiare? Passi, parti pure con l'acqua, grazie. E che quando piove è come se piovesse. E che quando piove è come se vedessi. Si è rotto, vai al cubo! Tu, no! Io ma che colpa mia! No! No.
Ti la patata? Sì, ciao. Allora, o mi fai finire le battute, o vado da regista e ti protesto. Quella che la vedi. No. Non ho capito più. Devo girare di questo lì da lei? Sì. Come faccio? No. È stato incredibile. Però poteva metterci un po' sale di un... Cosa? Ogni lavoro, film o serie che tu faccia ha un aspetto molto divertente che è quello della preparazione. La preparazione ti consente di entrare in un mondo incredibile, sempre diverso ogni lavoro che fai. Stiamo preparando questa cosa in un periodo difficile, che è quello del 2020, in cui avrei voluto fare un percorso diverso di preparazione, ossia poter stare nella gente, nel caos, metropolitane, autobus, strade, semafori, auto. Non è stato possibile perché dobbiamo evitare i contatti. Quindi il lavoro che ho fatto è stato soprattutto sui libri. Abbiamo letto diversi diari e autobiografie di persone che hanno perso la vista. Cosa significa ricostruire la presenza degli altri attraverso le loro voci, attraverso i loro odori, attraverso l'eco che il mondo fa dei vari rumori. Dall'altro lato, con dei controlli ben fatti, ho conosciuto e incontrato delle persone non vedenti, ma non vedenti che hanno una bella grinta sotto, come quella di Blanca. Ho conosciuto una campionessa paralimpionica di corsa, la campionessa nazionale di scherma, e tutte persone che hanno, con le quali vai a confrontarti e hanno fatto più cose di te, più fighe di te, e in più non ci vedono. Quindi sono state di grandissima ispirazione per il mio personaggio. E mai c'è un ostacolo grosso davanti, Lei mi dà una musata sul ginocchio. Ho conosciuto Andrea Bocelli. Andrea, a casa sua, aveva una confidenza con l'ambiente che aveva dell'incredibile. Ci ha raccontato tutta una serie di tecniche che usano i non vedenti per risolvere anche lo spazio che hanno intorno. Uno di quelli su cui mi sono focalizzata di più è il superpotere che hanno i pipistrelli, che è l'ecolocalizzazione. Quindi semplicemente l'utilizzo del suono e di come il suono, fate questo esperimento, provate a passarmi una mano davanti alla bocca mentre parlate o mentre mettete un suono, vedete che il rimbalzo del suono su una parete, che sia distante o vicina quanto vicina, vi fa capire dove si trovano le cose intorno. A volte Blanca cammina schioccando le dita perché il suono possa rimbalzare sulle pareti e capire se c'è una porta aperta, se c'è un muro, se c'è un ostacolo. Questa è l'ecolocalizzazione, che è un grandissimo superpotere. Blanca ha un modo di vestire tutto suo, è stata influenzata da una sua amica che conoscerete, Stella. Blanca ha questo stile sempre molto azzeccato perché ha un'amica che è Stella. È interpretata da Federica Cacciolla, bravissima anche attrice comica, che è la sua estetista e tramite le videochiamate con le quali si sentono praticamente tutti i giorni le dice e l'aiuta. Indossa sempre queste cinte perché sono più facili, voglio dire, da attaccare anche per lei, che toglie, mette giacche in fila, colorate. Questa cintura in realtà è una fascia di quelle che si usano per chiudere le valigie. Ha sempre la minigonna, sempre, e sempre scartoncini. Sempre scarponcini. Modo per non impazzire, l'ordine. Se le cose non sono al loro posto non le troverò mai. Tipo, ci ho mai pensato? Stai tranquilla, nessuno ci pensa mai. È molto importante per i ciechi l'ordine,
che non stiamo parlando di ossessivo compulsivo, di essere ossessivi compulsivi, ma sapere dove si mettono le cose. Quindi l'ordine, e in questo caso anche tutta casa, o per esempio la scrivania di Blanca del lavoro, hanno tutti un ordine preciso. Lei sa dove mette le cose, dove le lascia, e nessuno le deve toccare. Sono i suoi punti di riferimento. Come lei fa per prendere cuffie, tu da qui? Sposto quello. Fai questa in maniera che lei va subito. Ok. Sara? No, dimmi. Tu stai nascosta, si vede solo la manina, e meglio è. Possiamo fare una prova? Linneo, vuoi dire a Lucia di smetterla di fare scherzi o la faccio arrestare? Ma come lo sai che sono stata io? Ti sei lavato i capelli col balsamo che ti ho regalato. Posa il bicchiere. Tende una mano verso le cuffie, ma Lucia gliele allontana. Blanca afferra il filo, lo attorciglia intorno alle dita e le recupera. Lucia inverte il mouse e il bicchiere. Blanca fa per prendere il bicchiere, ma tocca il mouse. Lucia trattiene una risata. Elineo, potresti dire a Lucia che se continua a farmi gli scherzi la faccio arrestare? Ma come lo sai che sono stata io? Ti sei lavato i capelli con il balsamo che ti ho regalato?